quando vuoi. Perfetto, allora Luca, innanzitutto ti volevo chiedere come nasce l'idea di questa, che è una commedia degli equivoci anche, oltre che una commedia sentimentale, e aggiungerei anche della scelta ambiziosa di ambientarla in Calabria, vista la tematica dei protagonisti. Allora, qua come al solito io, sai, sono un regista un po' sui generis, nel senso, come direbbe in America, da studios, quindi mi arriva un soggetto in questo caso e o mi piace o non mi piace, questo qua mi era piaciuto e allora decido di andare avanti, ed aveva già questi elementi molto interessanti di raccontare l'amore contemporaneo in una maniera molto originale, di raccontare una generazione particolare, ed era già ambientato in Calabria. È una cosa che mi ha affascinato molto, ovviamente da milanese, l'idea di andare proprio per mano con la protagonista a riscoprire le sue origini, il suo percorso, la sua umanità venendo da una grande città, mi affascinava come scoperta, diciamo, di cinematografica. Invece volevo chiedere ai tuoi attori come si sono sentiti ad essere parte di questo cast che, diciamo, è stato messo al servizio dei tre protagonisti, ecco, come avete lavorato con Luca e con i vostri colleghi? Inizio io. Con Luca si lavora sempre bene, si lavora bene perché è attento, si diverte, quindi per un comico è eccezionale questa cosa, perché di solito i registi, tu fai la scena che è divertente ma loro non ridono perché sono concentrati sul lavoro, invece lui, nonostante sia concentrato, ride, e quindi tu c'hai, cioè, il tuo pubblico e quindi hai un riscontro immediato sulla comicità. E poi non c'è mai stress, non c'è mai quella cosa del regista isterico. Luca non è mai isterico, è sempre gentile con tutti. Quindi questo è bellissimo perché c'è un'armonia con gli altri attori, siamo con molti, si è creato un rapporto proprio di amicizia. Poi è stato bellissimo vedere lavorare con Lunetta Savino, conoscere Claudio. Conoscere Claudio, Denise non la conoscevo, è stata la prima che ho conosciuto, poi Greta, poi Cristiano, è stato bello, siamo diventati amici, quindi è stata una bella esperienza davvero. Non se lo ricorda il nome, un inside joke. Sì, Claudio. No, sì, è stato bellissimo, non avrei nulla da aggiungere. Si è creata una bella famiglia. Ed è stato un set molto rilassato, cioè io non ho mai visto una sbroccata, un'incazzatura, qualcuno che sbattesse, se andasse, strillasse. Tutto molto pacato, rilassato e bello. Cioè ognuno si è goduto il set, si vede. Ho una curiosità per Claudio, come hai lavorato con Nino Frassica? Perché lui è una leggenda, già ti è capitato di lavorare con altre leggende della comicità che ti hanno fatto grandi complimenti, ecco, con lui come ti sei trovato in particolare? Bene, è stato veramente un signore anche lui, nel senso che all'inizio sì, ero un po' spaventato, c'è la scena con Nino Frassica e tutto quanto, però in realtà è venuto tutto da sé, poi tra un ciacchio e l'altro chiacchiera, dice la sua, li fa, quindi è stato pure quello rilassato, come tutto il set. Poi potevate ridere insieme, per cui era facile per voi. Senti, Luca, c'è questo dibattito eterno con le piattaforme. Tu che hai lavorato con diversi formati, hai fatto anche ottimi successi al cinema, cosa ti senti di dire che danno le piattaforme, magari in più, ai registi di oggi? Perché questo è un film che guarda le nuove generazioni sono le generazioni dello streaming anche. Certo, ma sai, io tendo a ragionare in maniera, se vogliamo, autoreferenziale, nel senso che a me piace raccontare le storie, piace raccontare con le emozioni, piace lavorare con gli attori. Poi se questa cosa che ne esce va sulla piattaforma, va al cinema, va in televisione, eccetera, l'importante è che abbia un contenuto in cui mi riconosco sia esteticamente che emotivamente che narrativamente. Quindi penso che più si diffonda il lavoro su dei bei contenuti interessanti, più è un vantaggio per tutti. Ci pensi che va in tutto il mondo in streaming? Infatti è meglio. Perfetto, grazie. Grazie a te.